buonasera a tutti. Ancora grazie a Cristina che ci ha andato a fare gli strozza preti, che la dedica di Zaglioli è un bonus, è come una, non so come una cosa. Ma cosa in più? Però il valore aggiunto. Bisogna trovare anche la motivazione, la manualità necessaria a realizzare quel formato di pasta. Non è così scontato. Però, quindi oggi io sono Sergio Maria Tentoglio, per la seconda volta che vengo a fare questo raduno, conosco molti di voi, altre persone non le ho mai viste, però ancora ringrazio tutti voi confratelli che avete dato la possibilità di essere qua, perché loro comincio anche gli amici, poi ho trovato di nuovo amici, amici che non vedevo da anni, amici che vedo un po' spesso. E noto che l'atmosfera di pazzia furiosa che alberga in molti di noi è rimasta invariata, anzi vedete che quest'anno siamo molti di più. Quindi, come disse una volta il saggio cinese, la pizza è acqua e farina, così un po' come potrebbero inquadrare le note musicali, okay, la loro diversa combinazione porta a un'evoluzione differente degli impasti che andiamo a fare. Allora, giocando sul principio di elaborare una base di acqua e farina resa grassa, oggi preparerò, o almeno proverò a preparare, dei piccoli vigneti, faremo una pasta da choux. La pasta da choux è un impasto che si ottiene lavorando acqua, farina, burro, sale e poi si aggiungono le uova che non ho visto. Date un po' la se no dovremmo farle covare. Allora, esci di le uova, Flavia! Come terrone questo chef! Allora io vi faccio preghiera come sempre, in qualsiasi momento. Mi fate le domande, chiedete quello che volete e sarò felice di rispondere se sarò in grado di farlo. Allora, come funziona la pasta da choux? Come funziona il bignè? Innanzitutto, sapete fare il bignè? Ma così capisco se siete vivi, perché non sta più a nessuno. Chi sa fare il bignè, alzi la mano, secchione. Due, non ci credo. Ma c'è andato avanti, sì. Te, manco se te vedo. Sì, loro no, ci credo. No, ci credo di lei. Loro, le signore ci... Allora poi mi viene aiutare a fare il bignè. Allora, come avete notato, come noto spesso leggendo grazie sul forum della confraternita, vedo che ci sono persone estremamente precise nelle misurazioni. E sebbene possa apparire talvolta essere molto precisa quando si effettuano degli impasti, quindi calibrare, pesare tutto, possa apparire simpatico, no? Uno dice, ma guarda questo pazzo che io sta lì a pesare mezzo grammo, là. Io ho sempre tenuto in mente una cosa, ho sempre pensato che tutti noi, non essendo professionisti in questo ambito, tendiamo a sperimentare. Allora, qual è il principio della sperimentazione? Ovvero il risultato che si raggiunge, il fatto che sia ripetibile, che possa essere ripetibile. Quindi se noi facciamo le cose a dito, non siamo maestri come i maestri che sono lì, che semplicemente guardando l'impasto ci possono dire vita, morte, miracoli, guarigione. Non abbiamo questa capacità, quindi trovo corretto pesare, registrare e modificare le variabili. Ecco perché quando si lavora facendo questi impasti, anche se semplicemente acqua e farina, è opportuno pesare tutto. Io adesso sto pesando mezzo litro d'acqua, anzi mezzo chilo d'acqua, e vi do anche un perché su questo. Perché i litri si esprimono in volume, la bilancia non esprime il volume, esprime il peso. Quindi ricordatevi, quando voi andate a codificare una ricetta, tenete conto se l'espressione è in litri o in grammi, in millilitri o in grammi, perché ci possono essere differenze. Non lo so, l'olio pesa più dell'acqua, quindi meno. 10 grammi meno dell'acqua, quindi 10 grammi di olio non sono 10 grammi di acqua, ok? Quindi dobbiamo tenere
corso, messo a bollire. Dovrebbe esserci del sale da qualche parte. Andiamo a aggiungere un pizzico di sale. Dopodiché penso la farina. La proporzione che seguiamo in questo caso. Tanti anni fa uno chef mi disse: ragazzi, sono stato ragazzo anch'io, mi disse: ragazzi, condisci i gamberetti. Era una cassa plastica di 50 cm di gamberetti. Sì, chef. E quando eravamo ragazzi noi, va bene. Si diceva sì, chef, per rispetto, non per piaggeria, come si fa oggi. Perché è diverso. Scusate, a volte sono un po' così. Letto, però sapete quanti anni ho dovuto lavorare per diventare il set, cioè, si dice oggi, questa parola gigantesca. Famiglia, quanti anni lavori? Per tu sì, per lavori olimpici. Quanti anni lavori? Allora, la domanda che mi sono sempre fatto, no? Una persona che tutta la vita che lavora, che è un professionista, che si è qualificato, titolato, lo chiamiamo chef, capo, per rispetto, come può un pirla qualunque, perché si mette un grembiule, un cappello in mano, ugualmente essere chiamato chef? Questa è la domanda. Io faccio il cuoco, quindi sono umile e ignorante, queste cose non le so. Però Cristi, quante volte è successo? Quindi il messaggio che noi in quanto confratelli dobbiamo iniziare a far trasferire quanto avanti delle cose buone, perché non si è chef o non si è maestri soltanto per fare un complimento, un po' come quando si fa dottore, no? O il brigadiere generale, capite? Perché essere maestri artigiani, essere chef, essere pizzaioli, la più grande, insomma, sono titoli e qualifiche che si ottengono con tanta fatica, vero ragazzi? Ok? Quindi, siccome noi abbiamo la fortuna di poter operare con persone che sono effettivamente dei grandi maestri, allora ricordiamoci che quando parliamo della nostra confraternita abbiamo effettivamente persone che possiamo chiamare così, e non sono tutti quelli che fanno questo lavoro, persone di questa capacità. Tutte queste chiacchiere perché non mi voleva l'acqua. Adesso l'acqua finisce, vuole. Ok? Adesso io vado a fare un gioco simpatico, ovvero mi rimetti a Chiarella, che con l'altro non si fa più. Allora. Allora, su una base di 500 grammi di acqua andiamo ad aggiungere circa il 50% di farina. Poi dipende dalla farina che stiamo utilizzando. Se usiamo una farina della qualunque, una farina commerciale, diciamo questa parola, tenetevi grosso modo sul 60, andate su 300 grammi di litro d'acqua, quindi per ogni litro d'acqua utilizzerete circa 300 grammi, per ogni mezzo litro d'acqua circa 300 grammi, scusate. Se utilizzate invece una farina più forte, o addirittura una manitoba, mettete fino ad arrivare circa al 40% di litro d'acqua. Che le regole vanno trasferite? Qual è il principio che sto attuando in questo momento? Cosa accade a questo impasto? Chi me lo sa spiegare? Quando io metto la farina in cottura con l'acqua, che cosa determina? Una colla. La colla. Determina
termine una gelificazione, il primo passaggio che avviene quello della formazione di glutine. Il glutine è passato a una certa temperatura, inizia insieme agli amidi, iniziano a gelificare. Io ogni tanto, se poi volete vedere, alzate, scusatemi, cerco di farvi vedere, stanno lontano dal fuoco. Parliamo di temperatura, quanti gradi d'acqua bolle? Facciamo, è più giusto 98, non so più da dire, però mediamente hai ragione tu. Diciamo 100 gradi per convenzione. Ok, a quanti gradi le proteine cambiano il loro stato e passano allo stato solido? Chi lo sa? Da 63 gradi. E a quanti gradi si fermano? Allora, la domanda che vi faccio è questa: se io per fare una pasta da choux faccio come si fa nei manuali, un fusino mass, facciamo un applauso al maestro. Emblema della confraternita. Se io, vedete che sta legato, se io elevo in 100 gradi le proteine del burro, le caseine, che cosa accade? Che esse floccolano a 82 gradi, il principio che determina la formazione della ricotta, ok? Bene, allora io per evitare lo shock termico alle caseine inverto la fase di impastamento, ovvero aggiungo la farina, non ho problemi di lumi, di legamenti, di altro, che vedete semplicemente acqua e farina insieme li mescolo, si chiude in pasta, si forma e poi rilasso il gel che ho formato con il burro, quindi faccio esattamente il contrario di quello che è scritto sui manuali di cucina. Allora, il burro che ho aggiunto oggi a 8 ho aggiunto circa 250 grammi più o meno, pesa un po' la peso. Immaginiamo che fosse un chilo, poi non è detto. Io in questa maniera ottengo la stessa massa che va a coagulare, evitando di procurare uno shock al burro. Questo che cosa fa? Mi chiama il gusto. Ok, 250 grammi di burro. Okay. Questo è il gusto. Il burro. Che culo. Voi sapete che a me non interessa tanto fare bella figura, nel senso a me non devo dimostrare nessuno se può fare una cosa, però quello che cerco di trasmettere è anche il fatto che la ricetta non deve essere un esercizio di ripetizione e amanuenze, deve essere una comprensione di una tecnica. Ok? Ecco perché ognuno ha la sua ricetta per fare qualcosa. Immaginatevi che noia se tutti facessimo la pizza, non lo so, come a Di Matteo. Come vorrei, non ci sta, cioè, lo sa, dico, se tutti facessimo la pizza come te, no? Che noia, cioè tu non potresti essere il nostro vino, capisci che cosa voglio dire? No? E per fortuna, allora c'è chi ragiona nell'analisi delle cose, vedete, io nel frattempo sto formando l'impasto come se l'avessi fatto al contrario, ci vuole esattamente lo stesso tempo. Quello che voglio dire è che noi dobbiamo rubare la tecnica che utilizza il nostro maestro e poi farla diventare nostra e poi con il nostro ragionamento utilizzare la preparazione. Ci siamo quasi. Quando è pronta? È pronta quando ecco, vedi, questo è il punto, questo sui manuali di cucina ci si dice ma si stacca dalle pareti, e non è vero, perché oggi ne usiamo tutte pentole antiaderenti, come fai a valutare questo? Si stacca neppure un blocco di cemento, allora bisogna ascoltarlo bene. Io devo ascoltare la temperatura, devo ritornare più o meno intorno agli 80 gradi, ok? Via via che giro, vedete, lentamente, adesso ho preso anche il coso perché il cucchiaio è un po' piccolo. L'impasto si lega sempre di più al burro. Quindi termino la prima cottura, ok? Dall'altra parte, mentre questa
cosa viene? Abbiamo solo altri ingredienti, così rivedono, perché magari non sono più. Ah, dovete girare continuamente, mi raccomando. Allora, abbiamo del pomodoro, quindi poi abbiamo del basilico e abbiamo non so che cosa. La mozzarella. Abbiamo del fior di latte, poi della mozzarella. Mozzarella. Com'è? Si spaccano un po'. Facciamo un caso. È del frigorifero. Tu sei stato in piedi. Persone di poca piede. Tu sei stato in piedi. Si continua in privato lì? No, ascoltiamo. Parlavamo della Champions. Ah, ho capito. Sono molto preparato. Vai, gira. Allora, adesso andremo a preparare. Ti dispiace il frutto? No. Vai, Chiara. Allora, adesso qua Fabio sta semplicemente lavorando a pezzetti la mozzarella. Dopodiché andrà ad emulsionare con un po' di ricotta, l'andremo a condire con del formaggio di pecora, un po' di sale e un po' di pepe, faremo una pezza. Quindi avremo creato una base bianca. Come va? Si brucia? Vai, alza il fuoco. Perché bisogna farlo a fuoco basso, mi raccomando. Sì. Che bello, quando uno cambia le carte in regola, le persone che giustamente si sono sempre allenate a essere molto precise sulle cose che sono difficili. Vai tranquilla, sei bella che cosa. Altra cosa che dicono i manuali, che bello lavorare così. Altra cosa che dicono i manuali di cucina è che quando si fa la pasta ad asciugo bisogna farla raffreddare quando si è stanca, quindi non vuole raffreddare la cucina. Ma sei cuoca anche tu? Mamma. Sì. Ah, per peggio. Vedi che sta distanza. Vediamo se scala. Esatto. Continuiamo. Stavo dicendo, i manuali di cucina dicono di abbassare la temperatura fino a far freddare il composto. Non è vero. Non serve. L'ha detto Massimo. 63 gradi. Ok? A 62 gradi le proteine iniziano a coagulare, 51 i collageni si rilassano. L'importante è che io non faccia avere all'impasto una temperatura superiore a quella che fa la natura delle cose che le vuole. Ok? Brucia! Prego? Brucia? Chi? Lasciamo sì, mi raccomando. Facciamo poco fuoco. Fuoco come ti pare, perché tu non lo faccia bruciare. Non c'è una regola, non ci sono regole. Quello che io cerco di farvi capire, signori, è che ci si prende troppo nelle regole. Bisogna comprendere la tecnica. Non si può essere benissimo qui sulle cose se non si ha una tecnica. Non si può essere talebani su un lievito se non si ha la coppa lì delle cose lievito. O sulla farina se non si, ha, non si sa nulla della farina, perché io faccio degli esempi su cose che noi abbiamo. L'importante è avere la tecnica, capire quello che stai facendo.
non si deve mai aggiungere la farina cruda, perché altrimenti non viene mai. Vedi, tu non parla. Capisci? Capite che cosa voglio dire? Sto facendo tutte le cose al contrario di quelle che sono scritte sul libro di cucina. Scusa, visto che questo fatto è staccarsi dalle pareti non sempre più, come hai capito il momento giusto per togliere quando è spigola? Quando spigola? Quando la senti spigolare. Spigola. Ok. La senti spigolare. La senti come se soffia. Io sono abruzzese, forse qualcuno di voi lo sa, noi c'è un dolce che si chiama il fiadone. Fiadone. Fatto per Pasqua. Di dove sei? Io sono di Rosello. Ah, sì. Il fiadone, in alcune zone si fa salato, in altre zone si fa dolce. Dalle mie parti si fa salato. È una torta di, chiamiamola di formaggio, chiamiamola così, per semplificare il discorso. Se io non riesco a tenere il pane della mia mano sul fondo della bacinetta, ok, se io tengo il palmo della mia mano vuol dire che non può cuocere uova, altrimenti mi brucerei, ok, è caldo, lo percepisci, bene, allora facciamo gonfiare l'impasto, se ci riesco, e parlavo della torta di formaggio, per vedere la cottura di questa torta, non si sa quanto tempo deve cuocersi, deve ascoltare, deve fiatare, sembra cotta. Mi stanno bruciando. No. La stessa cosa abbiamo fatto con i bimbi. Ok? Non so come si faccia. Quello che non abbiamo fatto là, lo stiamo facendo adesso nella macchina. Io mi scuso, voi non potete vederlo, però stiamo semplicemente cercando di mescolare il tutto. Adesso andiamo ad aggiungere le uova. Riesci ad aggiungere? No, il palo. Ok, sono fatto. Quante uova dobbiamo mettere? Caldo, sì, no. Ok, è abbastanza caldo. La buona norma, quando maneggiamo le uova, fa molto figo prendere l'uovo, aprirlo, buttarlo dentro direttamente, però ricordate che se scappa il guscio, poi vi mangiate il guscio. Ok? Io apro l'uovo, un uovo alla volta, in questo caso vedo che è un uovo giallo, e lo aggiungo. Si può fare. Se no l'uovo cuoce. Aspetto che l'impasto sia pronto e aggiungo un altro uovo. Questo lavoro lo devo fare uovo alla volta, o due uova alla volta, o tre uova alla volta, sempre nella stessa quantità, semplicemente per una questione pratica, perché in questa maniera riesco a verificare se l'impasto ha o meno mutazioni sostanziali. Vi faccio un esempio: se voi aggiungete un uovo all'impasto e lavorate, adesso lo stiamo facendo con la macchina, quindi è insensibile alla fatica, però se io avessi una bacinella dovessi girare, si andrebbe a diluire l'impasto, quindi girerebbe più velocemente. Bene. Se io aggiungessi invece di un uovo due uova, una volta un uovo, una volta due uova, che cosa accadrebbe? Accadrebbe che girerebbe molto di più, quindi non riesco a rendermi conto. Quindi il buon senso ai libri di cucina dicono di aggiungere un uovo alla volta. Ok? Però molti di voi mi sapranno dire quanta acqua, quanto liquido assorbe una farina media. Media forza. Qual è il massimo del liquido assorbito da una farina media forza?
passato? Intorno al 55%, tra il 50 e il 55% di MeToo. Avendo aggiunto, dobbiamo fare il colpo, abbiamo aggiunto il doppio, abbiamo invertito le proporzioni, adesso dobbiamo aggiungere qualcosa che faccia legare il grasso alla farina, quindi dobbiamo introdurre tante decine quante in pasto riuscirà a prendere per legarsi al burro, perché in base a cosa? Ok? Siamo fatti. Ecco, come voi sapete, solitamente si fanno salati, dolci, scusate, noi li faremo salati e faremo una pistola, una spuma, un composto a base di basilico, a base di pomodoro e una base di mozzarella. Semplicemente adesso andremo a passare al mixer i vari composti, legheremo e forneremo tre colori che sono poi la base aromatica della pizza margherita, a grandi linee. Della nostra bandiera, potrebbe essere. Potremmo farlo? Potremmo farlo? Okay. Se volete vedere, qualcuno vuole vedere come si è trasformato in pasto, attento solo agli schizzi. Era il pasto slegato, invece alla fine abbiamo un pasto che si è legato in una massa più o meno solida, perché adesso in parte sta incorporando aria. Adesso è particolarmente giallo, semplicemente perché le uova che stiamo usando sono formaggiate, non per altro. Aggiungiamo l'ultimo uovo. Mazza, già 9 uova. Certo. Non lo sai quante cose sono. Se devono essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce ne vanno 8, 10 uova. Non lo puoi sapere, lo devi sentire, ok? Ci siamo, adesso vediamo per buttare da sinistra. Ok, le uova abbassano la temperatura e il composto. Utilizziamo
il saccaposci io preferisco, questo lo uso solo per fare mie, non lo uso per fare altro, lo uso, lo lavo e lo metto. Ogni cosa, ogni passo, se usate le saccaposci dei lati, cioè non potete fare il cucchiaio di legno, il sugo e la crema con la stessa cucchiaio di legno, non è molto intelligente, non andrebbe fatto. Certo? Sì. La sacca. No, tu la lavi con acqua e sapone, la lavi bene con acqua e sapone di piatta, con tutta la lavastoviglie, dopodiché la giri al contrario e la appendi come se fosse un calzino e la fai asciugare, e poi dopo la rigiri al contrario, la rotoli, la metti in un sacco, te la metti lì. Sì, non succede, però la devi tenere isolata, perché come dire, io lo so solo per fare i bignetti. E veramente anche per fare gli agnolotti, non questo, quelli che fanno in Piemonte, gli agnolotti gobbi, gli agnolotti del primo. Quindi, avevo visto una Marisa, ma mai questo. Grazie. Thank you.
giorno. Qualcuno vuole provare? No, tutti insieme, no? È la colla. Grazie, almeno appena la testa sul fondo e poi quando la passa la scena è cotta si stacca facilmente. Cerca di stare perpendicolare alla testa. Ammazza che siete. Alzate le mani una persona. Grazie.
arriva da francese Marisa. Vuole pazienza, una cosa che sei facile, in realtà non è facile a fare. Vedi, se ti muovi, vedete la differenza tra questo e questo? Ok, però mi hai fatto quindi la soddisfazione di dire questo l'ho fatto io. Bravo. Adesso si deve dire molto, molto bene. Non mi ha dai, stupisci tutto. Io. Ma te ti dico niente. Che ti mettiamo in cultura. È perché tu sei bravo, sarai un giovane. Sei un giovane pochetto, dai. Dai, vai. Chiede. Perché se no l'impasto si muove. È base burro, è come una frolla, tu non usi la tortiera, fare una lezione sulle frolle. Le tortiere delle frolle non si muove. Ma che sta? Io muovo. Va bene. Ma adesso voi vedete. Non lo so. Voglio festivare. Se non sapessi fare sarei più fuori di quello che sono. Questi li abbassiamo un po', andiamo in fuori, vai. Andrea. Ok. Regoliamo un po' di bene.
acciaio non c'era mica. Grazie.
la tecnica va bene, guardate i libri, studiate, tutto perfetto. L'unica cosa che dovete poi è che applicare, provare. È vero che si fa così, ma dovete anche capire se c'è, se si sbaglia qualcosa. Io ve la riporto un po' nell'evitare dove è dove me la cavo un po' meglio. Se dovremmo affrontare un impasto lievitato da panettone dove abbiamo una quantità di zucchero elevato, una quantità di burro elevato, c'è chi dice no, devo mettere prima lo zucchero, no, chi prima il burro. Vi faccio vedere che semplicemente funziona se metto prima lo zucchero, se metto prima il burro. L'importante è seguire dei concetti in base di fondo. Quindi la stessa cosa che vi sta spiegando è la tecnica. Una volta applicata la tecnica ci potete un attimino giocare. E voi dovete studiare. Poi dopo 5 euro che mi hai promesso è quello il concetto, voi dovete capire il perché delle cose, ok? Quindi un forno ventilato qua potrei diminuire la potenza della ventola, la base la porto alla minima potenza, alza di frizione, averlo a casa questo sì, siamo over the top, scusate se non fanno. E che ci vuole la casa? Ci vuole sì, ci vuole così. Ok, per abbassare, si sono botti, mancano 6 minuti, le mousse sono quasi pronte, adesso le mangiamo, ok? Quindi, morale della favola, scusate se a volte sono un po' provocatorio nelle cose che dico, è perché torno a dire, la differenza tra il professionista e l'amatore, talvolta, sta nella noia. Ok, il professionista ripete sistematicamente le stesse cose e lo fa talvolta senza avere più quello stimolo, quella voglia di capire che avete voi invece, che professionisti non siete, però molti di voi, ve lo dico dall'esperienza, lavorate in maniera incredibile, fantastica, cioè non avete mai mangiato in Aricozzi di Orovino, lo stanno? Sì, voglio dire, ok, è un prodotto che sembra professionale, abbiamo fatto. Allora, quello che voglio dire è questo, siete curiosi, non cadete però nell'errore di diventare maniaci. Attenzione, cioè costruite la vostra esperienza, però basata su fundamenti che abbiano un perché. Non è la luna piena che influisce su, non si parla di una rete, capite che cosa voglio dire? Io oggi vi ho dimostrato come facendo nel modo più sbagliato, più possibile, da essere cacciati da Masterchef. Eccoli, i figli sono venuti perfettamente. E attenzione, dove sei? Hai visto che hai fatto tu? Perfetto. Vieni a vedere. Scusate, guardate qua. Questi altri fatti come il noto gruppo heavy metal, dai, chi è corretto di tenda, guarda qua. Sono venuti per quelli, capite? Hai visto? Perché? Perché io so esattamente quello che sto facendo mentre lo faccio. Cambio la musica, cambio il brodo, cambio tutto quanto, però alla fine il risultato è lo stesso. Ok? Quindi, se uno vi dice dovete assolutamente utilizzare il forno statico, fate di testa vostra, poi probabilmente utilizzando il forno statico riuscirete meglio, ma se voi per tutta la vita proverete solo il forno statico senza mai provare il ventilato, come fate a sapere se è meglio lo statico rispetto al ventilato? Partiamo dal consiglio di chi ne sa più di noi, che siamo tutti quanti umili nell'apprendere, però poi facciamo questo esperimento. Ecco perché dico voi che siete molto più sperimentatori di noi. Fate questo, però ricordatevi sempre, dovete applicare la tecnica a quello che fate e come lo state facendo. Vediamo cosa funziona. La mia madre è padresso. Hai visto però? Mancano 3 minuti, Ok. Scusate, scorda. Ok.
Sergio, quanti minuti hai messo? 15 minuti, lo dà. 15 minuti. 15 a 180. 15 a 180. Ok, quindi il principio è uno, deve avvenire una corretta gelificazione. Dovete abbassare la temperatura al di sotto della coagulazione delle uova. Iniziate a lavorare velocemente in modo che non passi un corpo di aria, che siano le uova ad abbassare la temperatura. Ok? Eccolo qua. A casa farete le stesse proporzioni. Poi se volete mandatemi una mail su Facebook. No, la differenza tra il vigné dolce e il vigné salato non c'è. Il vigné è un impasto salato, non è un impasto dolce. Una varia impresa. Sì, no, tranquillo. Cioè nel senso, in alcuni adesso ci metti la crema pasticcera e salto per cioccolato, però su alcuni manuali, se non sbaglio il bugiardo d'argento, per citare un libro biblico, e aggiungo anche un pizzico di zucchero, su alcuni preparati si fa, ma quello è semplicemente per una questione di bilanciamento, non c'entra con la cosa, quindi è una preparazione salata, ci siamo, le mousse sono pronte, sono in frigorifero, adesso tiriamo fuori, li guarniamo e vediamo come sono. Poi vi faccio vedere anche quello che abbiamo attaccato sotto, la pasta, come si stacca con facilità. Consiglio che
mi permetto di darvi. Vai. Quello che vanno riscalottati il coperchio, rimettetelo sopra in modo che l'umidità continui a distribuirsi sul bignè anche durante la fase di raffreddamento. Posso chiederti, prima parlavamo, sarà meglio congelarli da frutto e da poco? Il problema è anche questo, quando lavori in pasticceria ci sono utensili, macchinari che non abbiamo a casa. I bignè che si congelano in pasticceria si congelano nei conservatori, quindi hanno un controllo di umidità, di temperatura, sono molto più tecnologici i nostri congelatori. Quindi se hai un abbatticore che ti permette di congelare in maniera abbastanza rapida, lo puoi fare da poco. Altrimenti congela tranquillamente la pasta asciutta, usa bene la quantità che ti serve, quando poi ti servirà. Cioè, prima di farlo? Sì. Congeli, quella dei congeli da lavori, se ti dice bene, verranno bene i bignè. Se no, conviene farli seccare. Però alla fine, calcola, questo è mezzo litro di acqua. Se a casa fai 100 grammi di acqua, ci fai un profiterò la per 4 persone tranquillamente, quindi veramente pochissimo. Allora, mi tiri fuori dal fondo dell'altro mozzino dentro, non so dove sia, ma in basso, il sacco a posto. Gentilissimo, grazie. Allora Flavio, vuoi dire una parola su queste mousse mentre riempiamo? Le abbiamo realizzate semplicemente andando a lavorare a crudo tutti e tre gli ingredienti, anche il pomodoro, in cui io l'ho in realtà avrei dovuto magari pelarlo e ricaldarlo. Invece l'ho semplicemente tagliato, l'ho frullato con il beamer e l'ho filtrato per allontanare eventuali parti esterne di buccia e di semi. L'ho filtrato, ne ho raccolto comunque la parte più soda, che chiaramente c'è una percentuale di acqua molto elevata, e per fare una mousse in questo, tanto è vero, quella al pomodoro avrebbe bisogno di riposare ancora un po', parecchio, cioè. È lievemente più liquida. Per quanto riguarda la mozzarella invece l'ho tagliata, l'ho tritata prima al coltello e l'ho fatta colare, sempre per allontanare la parte di acqua in eccesso. Il basilico invece l'ho solo tritato. Ho lavorato poi tutti e tre questi ingredienti con una parte di ricotta. L'ho lavorata, ho cercato anche lì di far colare eventuale acqua in eccesso, dopodiché ho montato della panna fresca, di cui Sergio prima vi parlava, senza aggiungere altro, e sono andata quindi ad introdurre una percentuale di aria nella nostra mousse, motivo per cui saranno più morbide, che solo con la ricotta sarebbero state molto più spesse anche al palato. Ho semplicemente poi aromatizzato ogni mousse con la mousse alla mozzarella con un po' di pepe, quella al pomodoro solo salata e quella al basilico l'avete fatta insieme a lui, avete visto in che modo, ho messo un po' di sale e pepe. Sale e pepe. Nient'altro, l'idea è quella di darvi un gusto che vi ricordi tre elementi della margherita, quindi quella al basilico. Ok. Quindi dovreste andare a ritrovare le stesse note aromatiche che trovate in una margherita. Allora, tutti e tre insieme. Poi foto per tutti. C'è uno che si è giocato. Ma no. Fischiando. No. Niente del genere, lo chiamiamo alla margherita perché c'è la mozzarella, pomodoro e il basilico, ma poi il destrutturato c'è solo il tiramisù di Santino, e c'è il basta uno, cioè nel senso l'ha già fatto lui, nel senso lì. Non sono abbastanza bravo per queste cose. Allora, vogliamo iniziare ad assaggiare qualcosa? C'è un po' troppo. Vabbè, allora io sono un po' troppo.
Rita! Sì, arrivo! Assaggia tu, perché se non mangi tu, loro mica si fidano. Ci vediamo. Ma non credo ci riesci, dovevo tagliarmi là forse. Forse. Poteva fare più. Si è fatto bene. Poi questo è già un po' Vai allora. Cosa che ultimamente non accade in molti anni, soprattutto
nella cucina. Spero che, insomma, di non avervi annoiato. Grazie a te.